Buonasera a tutti, buonasera a tutti. Spero che riusciate a vedermi. Buonasera, attendiamo che arrivino i nostri ascoltatori. Buonasera. Ecco, buonasera a tutti. Dio mio. Buonasera, sì, vedo che mi vedete, quindi significa che funziona. Buonasera, vedo i commenti. Io non sono tanto abituato a fare dirette perché di solito faccio incontri dal vivo, però ho voluto rendere onore a questa offerta che mi ha fatto Anna Tamburini Torre, la conduttrice appunto che tiene tantissime iniziative, ecco, una donna entusiasta, ecco, una donna piena di entusiasmo e di forza spirituale, ecco. E la saluto, anzi penso che sicuramente sarà all'ascolto. Dimmi Anna se va tutto bene, se arriva anche voi, riuscite a seguirmi, cioè l'audio è buono? Io spero di avere una buona connessione, ecco. Quindi si vede bene, cioè adesso forse può darsi che si veda anche a spezzoni, però casomai dopo se la volete riascoltare sarà più facile, ecco, perché il flusso a volte si interrompe, a volte per problemi di chi fa la connessione e chi riceve, ecco. Bene, ecco. Bene, io comincerei allora questo incontro e diciamo, questo incontro è un incontro che fa parte di tre incontri che teniamo appunto prima del Natale, in preparazione del Natale, ecco. Abbiamo pensato insieme a Anna di fare un incontro questa domenica, un altro la prossima. E poi un altro ancora il 23, ecco, dicembre, ecco. Ecco, senza fare troppi preamboli, perché sennò passiamo la serata a fare le presentazioni, ecco. E alcuni di voi penso che mi conoscano, io sono un ricercatore, non sono un chiaroveggente, non faccio abaccio, non ho esperienze con madonne, con angeli, non vedo spiritualmente un accidente, nel senso che sono un grande materialista dal punto di vista dei sensi, però. E sono tanti anni, sono 30 anni che mi dedico alla ricerca spirituale e il mio incontro con l'antroposofia è stato tanti anni fa, diciamo nel 1990. Ecco. Quello che io stasera vi porterò è un contributo che vorrebbe affrontare il mistero del Natale dal punto di vista del paganesimo, cioè di quello che è il significato pagano, tra virgolette. Vedete che in realtà il Natale pagano è più cristiano di quello che noi festeggiamo solitamente, ecco. Poi sicuramente dopo parleremo del periodo dell'Avvento, cioè delle quattro candele e dei quattro angeli. Intanto io vorrei iniziare, sperando che si veda tutto bene, che si senta bene, speriamo che le forze dell'ostacolo, che sono sempre al lavoro, ci lasciano lavorare in pace e ci permettano di fare quello che stiamo facendo, ecco. Io ho ancora nel cuore gli incontri che abbiamo fatto questa primavera, nel periodo, e niente, mi sono proposto di riportare nuove forze, anche perché sono convinto ed entusiasticamente sicuro che ci saranno delle belle novità, ecco, e noi con Natale trasformeremo un Natale migliore di tanti altri, ecco, proprio perché ci saranno delle grandi novità. Io parlo nei cieli e sulla terra, ecco. Gloria a Dio nell'alto dei cieli e pace in terra agli uomini di buona volontà, dice l'angelo che annuncia la venuta, no? Ecco, chi è questo bambino Gesù che nasce? Noi ovviamente sappiamo che Gesù è un bambino che è nato a Nazareth. In realtà ce ne occuperemo di questo bambino di Nazareth nel prossimo incontro, in cui analizzeremo proprio a fondo i significati evangelici che ci sono nel Vangelo di Matteo.
nel Vangelo di Luca, che sono, diciamo, i Vangeli legati all'infanzia, e porteremo dei contributi tratti dalla chiaroveggenza di Rudolf Steiner, il quale ci dà indicazioni. Quali sono annotate nella cosiddetta cronaca incancellabile, che è appunto la cronaca dell'Akasha. Questa è la traduzione giusta di Akasha, incancellabile, indelebile. Ci sono eventi che noi tratteremo la prossima volta. Oggi ci occupiamo della preparazione al Natale. Dunque, Gesù bambino non è stato solo un bimbo che è nato 2000 anni fa. È in realtà la vicenda umana, cioè ogni essere umano che scende sulla terra per incarnarsi è potenzialmente quel bambino. E potremmo dire che oggi dire queste cose in tempi di materialismo è fuori dal mondo, ovviamente, però è anche una fortuna essere nati in tempi di materialismo, perché la luce si vede di più che in altre epoche. La luce che è in noi non può essere vista se brilla al sole, ma solo se le tenebre, adesso di tenebre ce ne sono tante, non soltanto, diciamo, stagionalmente, ma anche fuori nel mondo. Ecco. Ecco, noi sappiamo che dopo il solstizio d'inverno, che è il 21 dicembre, il sole ricomincia a salire, a crescere, sino al solstizio d'estate, che è il 21 giugno, no? Quindi celebrare il Natale significa seguire il sole che si alza, accorgersi che torna il sole, che non è sempre scontato che venga la primavera, perché potrebbe anche un giorno il sole decidere di non sorgere più una mattina, no? Siamo noi che siamo sicuri che questo possa accadere. Però il Natale, come primo accenno, è questo augurio, questa speranza che il sole ritorna, perché torna a crescere. E vorrei adesso, per introdurre, siccome ci sono tanti contributi che io spero di portare, non vi voglio trattenere tutta la serata, ecco. Raccontarvi una fiaba, perché le fiabe solitamente agiscono più nell'inconscio e hanno un linguaggio universale, ecco. Questa è una fiaba che Steiner ha raccontato il 28 dicembre 1915 a Basilea, no? Quindi tanti anni fa. Praticamente ci troviamo in una vallata delle Alpi dove ci sono tante valli, cioè ovviamente c'è la valle A, la valle B, la valle verde, la valle blu, la valle azzurra, e ci sono due persone, due coniugi che abitano in due vallate diverse con i loro parenti, si sposano e uno va a abitare nell'altra vallata, quindi lascia i suoi genitori, i nonni, potremmo dire, in una vallata. Nascono due bambini. Una bambina piccola e un bambino, diciamo, potremmo dire un po' più grande, ecco. E cosa succede? Succede che, siccome è bel tempo, vogliono mandare i bambini a salutare i nonni, perché questi nonni non vedono mai i bambini essendo nell'altra vallata. Quindi c'è il fratellino un po' più grandino e la bambina più piccolina che si incamminano. Con una bella giornata di sole, vanno nell'altra vallata, attraversano la montagna, il bosco e vanno nella vallata. Incontro la nonna è molto contenta, e gli dà i dolci, gli dà i regali e gli dà anche un po' di caffè caldo in una borraccia per portarlo a casa, ecco. Loro se ne vanno, la salutano, l'abbracciano e poi cosa succede? Cominciano a nevicare. I bambini non riescono a attraversare, ma si perdono, quindi non riescono più a ritrovare il sentiero, si smarriscono. E il ragazzino più grande, quello più diciamo alto, più grandicello, si prende a cuore la sorellina, che è piccolina e preoccupata, e cominciano a pensare di attraversare addirittura un ghiacciaio. Ed è terribile perché nevica, non c'è orientamento, c'è il buio, c'è il freddo, e la notte diventa sempre più buia. E loro due sono lassù, tra il ghiaccio e la neve, e non sentivano neppure più le campane che si suonavano dappertutto, perché era la notte di Natale, non ho detto che era il giorno prima di Natale. E così questi due bambini rimangono svegli tutta la notte e ovviamente riescono a mantenersi in vita solo grazie al fatto che hanno con loro il caffè. E questo caffè caldo li protegge dall'assideramento. E fissano il cielo. Sul fare vedono questo cielo meraviglioso, questa neve bianchissima e questo silenzio abissale, ecco.
I bambini però fortunatamente vengono ritrovati, i genitori si mettono in moto, li trovano al mattino, all'alba e li portano a casa. Ovviamente assiderati, freddi, li mettono a letto, ma prima di metterli a letto, siccome era Natale, gli fanno aprire tutti i regali. E allora la bambina piccola, che era di pochi, aveva avuto 4-5 anni, quindi aveva sentito parlare poco di Natale, non sapeva cosa fosse Natale, chi fosse Gesù, e comincia a dire: mamma, lo sai che quando ero lassù, nelle stelle, sentivo un freddo da morire e non vedevamo nient'altro che neve e stelle. Ma lo sai che fissando le stelle ho visto qualcosa in cielo? Ho visto Gesù bambino. Questa bambina dice: ho visto gli angeli che cantano a Natale. Gloria a Dio nell'alto dei cieli e pace in terra agli uomini di buona volontà. Ecco, questa è una frase potente, soltanto un bambino è capace di cogliere la realtà assoluta della gloria di Dio, che è in realtà la maestosità del firmamento. Cioè, la bambina aveva visto nelle stelle gli angeli, aveva visto le gerarchie, e sono veramente così, cioè il mondo spirituale ci appare nel firmamento, nell'universo, come vestito di stelle. Le stelle sono in realtà le entità spirituali. Soltanto che noi vediamo dei puntini luminosi, ma in realtà sono invece leggi poderose, vita cosmica, universale che si muove. L'universo, i pianeti e le stelle sono proprio testimonianza di entità spirituali che si muovono. Ecco, questo è un primo cenno che volevo darvi. Scusate che accendo qua, che si è spento il riscaldamento, che non è proprio il massimo. Ecco. Dopo questa fiaba che ognuno di voi è libero di elaborare, come questa tenerezza e questa innocenza che è in ognuno di noi, perché siamo stati tutti bambini, tutti possiamo riscoprire dei significati nascosti che sono ovunque, sono soprattutto nel cielo, nelle stelle, ecco. Allora, noi se parliamo di Natale, siccome dobbiamo fare un cammino, dobbiamo pensare che il Natale non è sempre stato celebrato, è stato il primo indizio di celebrazione del Natale avviene nell'anno 354, prima non c'era la festa di Natale, cioè prima di Costantino, dell'imperatore, del Inox Signo Vinces, non c'era Natale, quindi solo nel 354 a Roma per la prima volta è stata celebrata una pseudo festa di Natale, ecco. Prima del Natale c'erano tante celebrazioni, io parlo nella zona sempre di Roma e dell'Italia, c'era la festa per esempio del Natale invincibile, del sole invincibile, Dies Natalis Solis Invicti, ed era praticamente l'immagine, come narrato prima, del sole che comincia a crescere e vince sulla tenebra. Mentre prima abbiamo visto calare, calare, calare sempre giù i giorni, arriva un punto in cui il sole si alza alto, alto nel sole e si vede che ricomincia ad alzarsi. Ecco, questo gesto, questa maggiore luce durante il giorno, questo sole che si alza dall'orizzonte e va verso l'alto fino ad arrivare al culmine di giugno, è la rinascita del sole. E questo è ciò che in tutti gli antichi popoli veniva sentito, cioè il sole rinasce, il sole nasce di nuovo, la speranza che il sole è con noi, che ci protegge, ci dà la vita, rinasce. Quindi questo è un significato pagano, che poi non è tanto pagano, perché una volta cioè, gli individui erano un po' meno laici di quanto siamo ora, quindi erano anche capaci di respirare la spiritualità che c'era intorno a loro, ecco. Quindi il sole che muore è il sole che noi abbiamo visto calare dall'estate, dall'autunno, fino ad arrivare a questi giorni in cui c'è tanto buio. E vediamo anche che è basso nell'orizzonte. All'orizzonte il sole non è come in estate, alto, 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 quasi allo zenith. No, adesso è basso, non si riesce ad alzare. Tanto è vero che si dice che fra il 22 e il 24 dicembre sembra fermarsi in cielo. Cioè non va nessuno e giù, rimane sempre lì. E si chiama solstizio, significa proprio sole fermo, ecco. E questa attività del sole fermo, del sole che cala e che cresce, è stata ripresa da tantissime tradizioni, potremmo dire dai fenici, dai persiani, dai siriani, dai peruviani, messucani, degli indù. E vedremo che ci sono tante cose che possiamo analizzare, ecco.
Si può cominciare da Mitra, 1400 a.C., la festa di Ra, Aton Ra, in Egitto, 1400 a.C., ecco, anche lì erano tutte divinità che in qualche modo praticavano il culto solare. Ecco, noi potremmo dire che il cristianesimo, come vedremo poi nel secondo incontro, non si è inventato un Natale. Ma in realtà tutto quello che a Natale viene celebrato nel cristianesimo è qualcosa che veniva sentito in tutto il mondo. Il cristianesimo ha come adunato in sé un culto solare e lo ha collegato con l'immagine di Gesù. Adesso io questa sera non posso entrare nei particolari perché sennò vi rubo la sorpresa della prossima, perché vedrete che c'è un collegamento fra il sole e quello che noi chiamiamo il Cristo. Cioè il Cristo è un essere che in qualche modo ha una relazione occulta, esoterica col sole e una relazione occulta con il nostro cuore. Potremmo dire, questo lo accenno soltanto, che ciò che fuori ci dà la luce, ci dà il calore, dentro è la stessa cosa che ci illumina i pensieri e ci dà il calore della nostra temperatura. Quindi, così come esiste un sole fuori che noi chiamiamo il Dio solare, potremmo dire Ra, Aton Ra, chiamiamo Mitra, lo chiamiamo qualsiasi modalità di Dio che noi possiamo trovare. C'è un Dio interiore che ci riscalda come nel nostro sangue e ci permette di poter illuminare i nostri pensieri. E questo, diciamo, questo sole dentro si chiama Io. Così come c'è un Dio nel sole, c'è un Io dentro l'uomo. Adesso lo scopriremo meglio la prossima volta, ecco. Vediamo adesso di analizzare un po' diciamo, l'albero di Natale, no? Siccome stasera parleremo, ripeto, per chi si è collegato adesso, del Natale, del significato esoterico e pagano del Natale e delle quattro domeniche d'Avvento con i loro angeli, ecco. Dunque, l'albero di Natale è collegato con tantissimi alberi che ci sono in tutte le tradizioni. Praticamente è il simbolo portatore della vita, l'albero, perché la vita si manifesta soprattutto nel mondo vegetale. Ecco, la prima rappresentazione dell'albero del Natale si trova soltanto nel 1539, ma non che hanno cominciato, no, c'è un documento che riporta che è stato fatto in quell'anno a Strasburgo, in Germania, nel 1539, viene fatto. Però in realtà la routine dell'albero di Natale comincia nel XIX secolo. Quindi prima non c'è l'usanza di fare l'albero di Natale, vi erano altre usanze, ecco. Quindi noi possiamo mettere l'albero di Natale e trovarlo in tutte le religioni arcaiche. Per esempio l'albero della mitologia germanica, l'albero dei Veda, del fico dove il Buddha si addormenta e riceve l'illuminazione, l'albero della vita che Dio mette nel paradiso, che è da separare da quello della conoscenza, ecco. Quindi è l'albero anche dei popoli primitivi che vogliono inneggiare alla vita, alla prosperità, ecco. Quindi il simbolo dell'albero da un lato vuol dire questo, ma non solo questo. Adesso vi farò vedere un aspetto invece esoterico che c'è all'interno. Ecco, esiste una leggenda, e questa la leggenda non è la fiaba, perché la fiaba è una rappresentazione che ci vuole parlare nel cuore. La leggenda invece ci parla anche nella mente, ci risveglia qualcosa di conoscitivo. C'è una leggenda che parla, la quale parla, che Set, sapete che quando morì Abele a causa di Caino, la coppia Adamo ed Eva, che vedremo che in realtà non ha niente a che fare con due uomini, ma sono due allegorie di una realtà spirituale che poi è diventata l'umanità, quindi un insieme di tante realtà, nasce un figlio che si chiama Set. Quindi il terzo figlio di Adamo ed Eva si chiama Set. Questo Set un giorno si avvicina alle porte del paradiso che erano sbarrate, perché sapete che dopo essere stati cacciati dall'Eden, vi era un cherubino che era stato messo di guardia di fronte alle porte dell'Eden, alla soglia del paradiso. Lui bussa e il cherubino apre. E vedendo che Set era un ragazzo che meritava, era onesto e corretto, lo invita a entrare. E anzi, gli fa vedere una cosa curiosa, gli dice: guarda, questo è l'Eden, questo è l'albero della vita e
E questo è l'albero della conoscenza del bene e del male. E vede che fra i due alberi in realtà c'è un cespuglio che porta dei frutti. Riesce in qualche modo come ad avere la possibilità di entrare nel giardino e addirittura di vedere che ci sono le radici che partono dall'albero della vita che vanno incontro alle radici dell'albero della conoscenza del bene e del male, fino a, nel sottosuolo, a intrecciarsi e diventare un albero unico. Ecco, Seth scopre che l'albero della conoscenza e l'albero della vita hanno in realtà la stessa realtà e sopra di essi nasce un cespuglio. L'albero dice: prendi tre semi da quel cespuglio e portali sulla terra. Quando tuo padre Adamo morirà, glieli metterai nella bocca. Cosa succede? Passa il tempo, Adamo si invecchia, muore. Viene seppellito, ma prima di essere seppellito, Seth si ricorda delle parole del cherubino e gli mette tre semi, quei tre semi presi nell'Eden in bocca. Ecco, da dove è stato sepolto Adamo, nascerà un cespuglio e poi dopo un albero. E si dice che quest'albero ha un significato molto importante, ovviamente è un'allegoria. Si dice che da questo albero Noè prese un pezzo per costruire un'ascia della sua arca, che Mosè fabbricò la sua verba, ferga magica, il suo bastone, che un legno venne usato per la porta del Tempio di Salomone. E si dice addirittura che una parte di quel legno venne usata per fare la croce di Cristo. E se ricordate, questo lo aggiungo io, la favola di Pinocchio comincia proprio così: c'era una volta un pezzo di legno. E Pinocchio è il simbolo proprio, potremmo dire, laico della nascita dell'uomo burattino che diventa uomo. E come vedete anche lì alla base c'è un legno. Ecco, interessante che, questo lo dice Steiner, che il legno su cui viene inchiodato poi Cristo diventa la salvazione dell'umanità. Quindi quell'albero del bene e del male unito alla vita che viene utilizzato per fare la croce in realtà fa parte di un progetto già esistente, quindi ciò che accade non è inventato, cioè dagli antichi tempi finora la saggezza opera. Ecco, un'altra cosa che ha a che fare con il Natale è il vischio. Sapete che si usa questo qui, pochi sanno l'utilizzo del vischio. Il vischio in realtà è una pianta parassita e si dice che nasca nella mitologia, da là dove cade un fulmine. Dove cade un fulmine nasce il vischio, questo dice la leggenda, no? E si dice che il vischio curava moltissimi mali, tanto è vero che in antroposofia, nella medicina antroposofica, si usa proprio anche per curare le malattie oncologiche. Di fatto rappresenta la cura per tutti i mali ed è per questo che ci si bacia sotto il vischio, si entra sotto il vischio, perché è un auspicio per la salute, per potersi proteggere, diciamo, nell'avvenire, ecco. Un'altra cosa che si faceva, e non si fa quasi più, era che si metteva nel camino un ceppo di legno, sempre legno, vedete. Questo legno veniva bruciato e doveva stare nel camino a bruciare, sempre acceso, per tutto il periodo di Natale. E si doveva osservare che forma prendeva il fuoco in questo periodo, perché dalla visione della fiamma si potevano scorgere degli avvenimenti futuri. Era come una sorta di presagire il futuro. Ecco, noi di questa cosa ne parleremo il 23 dicembre con Anna, perché illustrerò una tesi, in cui potremo, se stiamo attenti, interpretare i sogni che noi faremo dal 24 notte fino al 6 gennaio, 24 dicembre al 6 gennaio, e vedere che ogni notte corrisponde a un messaggio chiaroveggente di quello che accadrà nel mese corrispondente. Per esempio, il 24 sarà ciò che accadrà a gennaio, il 25 ciò che sarà a febbraio e così via. Comunque vi spiegherò meglio, così voi già dal 23 siete preparati per operare dal 24, ecco. Ecco, l'albero di Natale, dobbiamo pensare anche che era, anche fra i Celti, veniva visto come un tramite fra la terra e il cielo. Ma un'altra immagine che pochi conoscono, ma è anche molto profonda,
e che nessuno sa, è che nel basso Medioevo era usanza allestire davanti al portale delle cattedrali la storia del peccato originale, perché sapete, tutto secondo il cattolicesimo parte da lì, dalla tragedia dell'aver mangiato questa mela che ci ha portato a diventare carne. Per l'antroposofia non è una tragedia, è una necessità, cioè questo doveva accadere. Non è che Eva e Adamo sono in qualche modo colpevoli, in realtà era una necessità, perché se no l'uomo non sarebbe diventato quello che è. E quindi si prendeva un albero, lo si metteva davanti, non addobbato, perché non era l'albero di Natale, si prendeva questo albero. E c'è una miniatura del 1489 a Salisburgo dove c'è questo albero in cui c'è una l'immagine è questa, c'è una chioma di albero, sotto vi è Eva con Adamo sotto che se la dorme, quasi addormentato, quindi incosciente, e dall'altra parte c'è Maria. Quindi è interessante perché fra la chioma dell'albero ci sono le mele che Eva distribuisce ai peccatori, potremmo dire, e tante ostie che Maria distribuisce a coloro che si salvano. Quindi è una parodia di Eva e di Ave. Sapete che Ave è il contrario di Eva. Ave Maria, Eva, sono le antagoniste. Eva è colei che distribuisce il peccato e Maria è colei che salvifica. Ecco, è un'immagine che io ho pubblicato su Facebook ed è abbastanza, io non posso pubblicarla ora, ecco, nel senso che dovrei, vediamo se riesco a mettervela nei commenti, è una cosa che non ho mai fatto, ma non riesco mica, no, vado a fare qualche confusione, scusate. E niente, dicevo, perché qui io non vedo, non so se, ecco qui sì, ho visto, guardate se riesco a farvela, così ve la metto, no, ma non riesco a copiarla, ecco. Scusatemi, eh. Niente. Beh, ve la farò avere, casomai la metterò poi nella chat. Ecco, dicevo, tornando ancora all'albero, che questo albero di Natale Steiner lo vede anche come l'immagine della vivente futura fraternità che ci sarà sulla Terra. Perché Steiner era un grande positivo, cioè non era. Non aveva paura che l'uomo non ce la facesse, aveva una grande fiducia che l'uomo ce la facesse, che tutte le prove a cui siamo sottoposti non sono nient'altro che dei livelli per arrivare a superare e a istituire in noi delle facoltà che non sono ancora presenti. Tutte le malattie del mondo, tutte le disgrazie del mondo non vengono per uccidere l'uomo, ma vengono solo per fortificarlo, per dargli delle occasioni di crescita, ecco. E quindi l'immagine dell'albero è anche l'immagine della futura umanità, quando sarà fraterna, quando ci sarà fraternità ovunque, ecco. Una cosa che mi piace anche ricordare è questa. Voi sapete che Keplero, che era, non era soltanto uno che guardava le stelle, ma era un astrologo, un mistico, che aveva anche delle capacità chiaroveggenti. È colui che ha scoperto un po' le leggi del perielio e dell'afelio, che sono le realtà, adesso forse a scuola ricordate le leggi di Keplero. Una legge è quella in cui dice che i pianeti si muovono intorno al Sole non in modo circolare, ma in modo ellittico, e soprattutto il fuoco cioè il centro del. Sapete che tutti i pianeti girano intorno al Sole, e il Sole non è proprio nel centro di questo elisse, ma è spostato. E cosa succede? È come se ci fosse un cerchio e qui c'è il Sole, il pianeta gira in questo senso. Quando gira vicino al Sole va più veloce e quando è invece lontano dal Sole va più lento. Quando è vicino si chiama perielio e quando è lontano si chiama afelio. Ecco, si potrebbe dire che il perielio, quando la Terra è vicina al Sole, ci sono 147 milioni di chilometri al Sole, invece quando è lontano sono 150 milioni di chilometri. Ecco, l'afelio, la vicinanza, diciamo, è a gennaio, diciamo all'inizio di gennaio. La maggiore lontananza invece a luglio. Uno potrebbe dire, ma come? Me l'hanno detto a scuola. Il sole è più vicino in gennaio e più lontano in luglio, eppure fa freddo qua, fa caldo. Sì, perché dipende dall'inclinazione dei raggi. Il Sole è più vicino, però i raggi sono più inclinati. E invece
In estate il sole arriva in modo più parallelo. Comunque, perché vi racconto questa storia? Non per fare una lezione di una materia scolastica legata all'astronomia. No, perché si dice che proprio quando il sole si avvicina alla Terra è il momento in cui il bambino fa il salto e salta sulla Terra. È come se l'essere solare che abita sul sole, che noi chiamiamo Cristo, approfitta della vicinanza con la Terra per poter tuffarsi sulla Terra. Ecco, è soltanto un'immagine questa, che a volte, anche se sono infantili, le cose possono risuonare. Ecco. E niente, cosa possiamo? Ecco, possiamo anche dire che, l'abbiamo già detto, che il Natale non è soltanto un evento esteriore, ma è un evento interiore. Cioè, il Natale non è soltanto il 25 dicembre, ma è tutte le volte in cui un uomo si accorge di trovare in sé una parte divina, di scoprire in sé qualcosa di immortale, qualcosa di invulnerabile che è stato in qualche modo come depositato dentro il suo cuore. Ecco. Il Natale è quello, l'illuminazione non è il 25 dicembre, l'illuminazione è il momento in cui l'io risplende in noi e nasce. La nostra nascita, sapete che dovete ritornare come i bambini, dice nel Vangelo, oppure dovete rinascere dall'alto, dovete rinascere di nuovo. Nascere di nuovo è ritrovarsi dentro di sé, il Natale. Il Natale è nascere di nuovo, ecco. Dunque, adesso casomai dopo volevo prendere qualcosa, qualche domanda, e se io ce ne sono tante, non, dopo poi le scorro. E poi casomai vi dico, prima di parlare degli angeli, vediamo un attimo se c'è qualche domanda. Ecco, un'altra cosa molto bella, e questa è una cosa che mi voglio far aiutare dalla lira. Vedete, ho una lira con me qua. Questa, ecco, non è tanto difficile da suonare la lira. Io, no, io suono la chitarra e il pianoforte, ma anche la lira è abbastanza facile. Chiunque la può suonare, se la riesce però, ovviamente, intonare. Io l'ho intonata stasera sulla tonalità frigia, che è la tonalità del sole. Praticamente, se noi vogliamo vedere come veniva festeggiato il Natale tanti secoli fa, io vorrei trasportarvi circa, potremmo dire, 3.000 anni fa. Immaginiamo che noi ci troviamo in una zona medio orientale e siamo discepoli di una scuola iniziatica. Cosa accadeva? In questo periodo dell'anno, verso il solstizio d'inverno, si entrava in un sotterraneo, in una grotta che veniva allestita, no? E ci doveva fare un rito, ecco, si doveva fare qualcosa che veniva chiamato vedere il sole a mezzanotte. Si entrava in questa grotta di notte, grande umidità, grande freddo, e si cominciava a sentire un fragore. Ovviamente c'erano dei musici che facevano un rumore usando, sì, lire, usando flauti, tamburi, e piano piano il rumore si diventava più debole e piano piano entrava in scena una vera e propria melodia. Mentre da questa sorta di musica appariva una sfera molto poco illuminata, debolmente illuminata, opaca nelle tenebre, e rappresentava la terra. Poi piano piano, con un gioco di luci, riuscivano a fare in modo che questa luce opaca scorresse nei colori. Prima diventava rossa, poi arancio, gialla, verde. E praticamente diffondeva tutti i colori dell'iride, fino ad arrivare all'oro e al violetto pallido, pallido. Quando diventava violetta, si cominciava a brillare, sempre più luminosa, fino a diventare quasi accecante, come un sole. E sul sole, su questa sfera, appariva un nome, che era il nome del Dio in cui il popolo credeva, cioè la scuola iniziatica, poteva essere Cristo, poteva essere Krishna,
poteva essere Zarathustra. Ecco, questa immagine voleva dire ho visto il sole a mezzanotte. E vedere il sole a mezzanotte voleva dire incontrare l'entità che abita appunto sul sole. Ecco. Ovviamente oggigiorno non facciamo più questo tipo di attività, però veniva fatta nei santuari dell'Egitto, nei misteri eleusini, nel culto orfico dei greci, in Asia Minore, nei babilonesi, nei caldei, nel culto di Mitra, dei persiani e anche nell'India, ecco. Quindi il modo di celebrare era quello di entrare in contatto con le forze del sole, ecco. Vediamo un attimo se c'è ancora. Ecco, poi una cosa prima di analizzare qualche vostra domanda, c'è una piccola allegoria che ho colto, leggendo ovviamente, come vi dico, io leggo, io sono un pappagallo, sono un riproduttore, non sono un chiaroveggente, no, non guarisco, non ho potere, non ho nulla, se non il dono, se possiamo dire così, di balbettare qualcosa che può essere compreso, essere stimolante forse per qualcuno, ecco. Anche se, come dico, ho anche tante persone che dicono che io banalizzo quello che faccio e quindi dovrei lasciar perdere, invece lasciare spazio a quelli che invece l'antroposofia la parlano a suon di citazione. Io, anche io a volte cito Steiner, ma preferisco dire leggete Steiner, non ascoltate le mie citazioni che sono tradotte dal tedesco. Lui parlava in tedesco, già tradurre e tradire sono due parole che hanno la stessa radice. Quindi io cerco di elaborare quello che in 30 anni ho capito di antroposofia, diciamo col mio. Poi, come dico, io parlo a un pubblico che non conosce ancora l'antroposofia. Quelli che hanno capito già tutto, non c'è bisogno che ascoltino me, possono andare direttamente ad ascoltare Steiner. Però chi non lo conosce, chissà, attraverso questi incontri può essere che sono incuriositi e vogliono sperimentare, andare a conoscere chi è Rudolf Steiner, chi è l'antroposofia, chi è la scienza dello spirito, ecco. Sapete che si dice che Gesù nasce in una grotta. A dire la verità, vedrete che ci sono anche delle contraddizioni, perché un Vangelo dice che nasce in una grotta, l'altro invece dice che nasce in una cosa, una camera, una stanza. E anche lì vedremo perché ci sono tante contraddizioni, ecco. Vediamo. Sappiamo che dentro la stalla c'è un bue e un asinello. Sapete che c'è questa cosa, questo rappresentamento. Perché c'è un bue e un asinello? Di fatto, quando un uomo comincia, un uomo, una donna, quando un individuo comincia a lavorare su di sé, che vuole nascere, vuole brillare, vuole illuminarsi, vuole diventare un sole dentro, vuole scoprire in sé questo sole, entra in conflitto con se stesso ed entra in conflitto con la sua testa e con la sua sessualità. Ecco, la sua sessualità è rappresentata qui dal bue e la sua intelligenza è rappresentata dall'asino. Perché l'asino? L'asino perché è proprio il simbolo del filosofo. Steiner dice che quando sogniamo qualcuno che ha le orecchie da asino, gli facciamo un complimento perché vuol dire che è un filosofo, un bravo filosofo. Se invece sogniamo qualcuno che ha la sua faccia ma il corpo da toro, vuol dire che è una persona piena di sessualità, forza vitale, ecco. Quindi questo bambino viene accudito dalla forza sessuale e dalla forza del pensiero. Quindi abbiamo queste due forze che stringono il cuore del bambino e lo scaldano, ecco. Dovrebbe essere così. Un iniziato vero usa la sessualità e l'intelligenza al servizio della nascita del suo essere. Lo riscaldano, alimentano di spirito e di soffio vitale. Un po' l'immagine del presepe è questa. Questi due animali che sono la parte nostra più intima vogliono che nasca, ecco. Poi dopo vedremo, analizzando che ci sono anche i re magi, che hanno un significato, perché noi dobbiamo anche metterci d'accordo e capire perché tre magi dalla Persia debbano venire a trovare un bambino ebreo, perché non c'entra proprio nulla. Adesso vedremo il perché, ecco. Vedremo la prossima volta, ecco. Un'ultima cosa è una cosa che vi vorrei invitare a vedere. Nelle scuole Waldorf, nelle scuole steineriane, in questo periodo si fa la cosiddetta spirale d'avvento e si canta ogni giorno, si cantano diversi canti. La spirale d'avvento viene fatta in una grande sala, la sala, l'auditorium della scuola, viene messa, fatta una spirale con dei rami,
programmi di diabete. E al centro di questa spirale avvengono tante cose. Ecco, viene fatta ogni anno proprio la prima domenica di avvento. Ecco. Viene fatto un percorso a spirale e nel punto centrale viene acceso un grande cero. Ecco, i bambini devono entrare in questa sorta di labirinto dall'esterno e entrare fino ad arrivare al centro. Devono entrarci ovviamente con in mano una mela nella quale è conficcato una piccola candela spenta. Quando arrivano al centro della spirale, che è la sorta del labirinto della vita, è il simbolo di entrare nel labirinto, no? Questa immagine, il bimbo che entra nella vita, entra nel labirinto. Quando arriva al culmine del labirinto, quando potremmo dire arriva al momento in cui ha un'intuizione di se stesso, qui prende la luce, può illuminarsi, può diventare un illuminato, ecco che accende la sua candela, ritorna indietro e la appoggia all'inizio del percorso. Poi entra un altro bambino, fa la stessa cosa e ogni bambino mette la mela. Sapete, la mela è il simbolo anche di Eva, quindi ci sta con il senso del fatto che dobbiamo anche sbagliare nella vita, dobbiamo anche peccare. Quindi è autorizzato il bambino a peccare perché sennò non imparerà. Non dico che bisogna solo sbagliare, però bisogna anche sbagliare. Ogni mela viene messa ed è alla fine viene una bellissima spirale piena di candele dei bambini, ecco. È una cosa che viene vissuta cantando, con dei canti di sottofondo, è proprio l'immagine dell'individualizzazione del singolo uomo, ecco. Se volete approfondirlo, ecco. Bene, adesso io vorrei parlare degli angeli perché adesso io non vorrei. Io pensavo di stare con voi un'oretta, ma non voglio proprio perdere tutta la sera. Voglio vedere prima qualche domanda. Dunque, vediamo se c'è qualcuno che fa delle domande. Adesso qui c'è una grande. Adesso, a parte i saluti, vediamo se c'è qualche domanda che ci può. Ecco, Enrico, grazie. Enrico Valentini ci dice che. E ovviamente questa live che stiamo facendo rimane sul canale, quindi la possono vedere anche dopo. Chi ci sta guardando in differita lo sa, però viene messa anche su YouTube, ecco. Vediamo se c'è qualche domanda, e a parte siete molto gentili perché fate complimenti e mi fa piacere che siano. Questa gratitudine mi fa molto bene, ecco. Dunque vediamo, c'è una signora Angela che mi dice, lei allora si ritiene ateo? E no, io non sono ateo, non ho detto che sono ateo, no, no, non l'ho mai detto, anzi, non sono neanche laico. Io sono, in realtà, non spero, ma credo che esista una realtà spirituale e anche se non sono chiaroveggente, ci sono delle condizioni in cui, si può appurare che sia vero questo, quindi non sono ateo, no, assolutamente, non sono molto ateo, neppure poco ateo. Vediamo un attimo, ha un'altra domanda. E dunque, no, vabbè, non mi sembra che ci siano, per adesso non ci sono delle grandi domande. Sì, adesso almeno può darsi che io non riesca a gestire bene la chat perché siete tantissimi, ecco. Comunque, vabbè, andiamo avanti. Se poi avete qualche domanda io vi invito a scrivermela lì e così io dopo vado, cerco di rispondermi se è possibile. Allora, noi vedremo che Gesù nasce il 25 dicembre, ma il Cristo nasce il 6 gennaio. Vedremo che, stranamente, il 24, io adesso non spiego perché vi lascio la possibilità di farlo dopo, il 24 dicembre è il giorno di Adamo ed Eva, ma non l'ho inventato io, nei calendari nordici, anche italiani di qualche anno fa, se andate a vedere il 24 dicembre, adesso non quelli di oggi, non ci sono neanche più i santi, ma tra un po' non ci saranno neanche più le feste. E ci saranno solo le vacanze estive e invernali, non ci saranno più le feste, sto scherzando. C'era il giorno di Adamo ed Eva, il 24 dicembre, proprio il giorno prima della nascita di Gesù. E se andiamo a vedere il 6 gennaio, sapete l'Epifania? Vuol dire manifestazione, rivelazione del Cristo, che non c'entra niente con la Befana. È il giorno in cui il Cristo viene battezzato sul Giordano, in cui lo Spirito Santo entra. Per esempio, in Russia il Natale si fa proprio il 7 gennaio, dopo che Gesù è stato battezzato e diventato Cristo. Io ve lo butto lì e poi dopo approfondiremo. Ecco. Sono tutte cose che forse non si sanno, però è così, ecco. Interessante anche,
le 13 notti sante e vedremo come sarà possibile in questo periodo che va dal 24 dicembre, dal giorno di Adamo ed Eva fino all'Epifania, poter avere uno sguardo di preveggenza e diciamo del futuro, ecco. Bene, io adesso vorrei parlarvi della preparazione dell'Avvento, se non ci sono domande. Io adesso scorrendo la chat, mi sembra che non ci siano, anche se, scusate se sono un po' così. Oddio, qui dice che c'è stato. E qui mi dice che non mi state vedendo, è possibile? Mi dice che non mi state vedendo. Che succede? C'è qualche problema? E mi scrive in chat, eh? Mi dice che ci sono dei problemi di riproduzione. Io non so se voi riuscite a vedermi. Riuscite a vedermi? Me lo potete scrivere per favore? Perché io vedo, non mi vedo nella telecamera e temo che ci siano. Ah, quindi mi vedete? Non so. Io vedo, spiacenti, stiamo riscontrando problemi nel tentativo di riprodurre questo video. Quindi mi vedete? Posso continuare? Si sente. Ah, niente. Io quindi è un problema che ho io. Niente. Benissimo. Allora. Scusate, soltanto mi sono allarmato. Allora, praticamente, perfetto, mi vedete, benissimo, grazie. In questo periodo dell'Avvento, che è cominciato in realtà domenica scorsa, e ci sono ancora 3 domeniche, oggi è la seconda domenica d'Avvento, si dice che sia un periodo speciale e che va preparato. Nell'antroposofia vengono associate, 4 immagini, che devono essere coltivate in questo periodo. Adesso, ovviamente, siccome è già la seconda domenica, noi adesso ci occuperemo della seconda, parleremo anche della prima, però sono atteggiamenti animici che devono essere portati dentro di noi tutta la settimana. È come se l'intonazione, potremmo dire, di tutto il periodo che va nell'Avvento di Natale, ha a che fare con delle manifestazioni nei confronti dell'uomo. Che tipo di manifestazioni sono? Prima di tutto, in questo periodo, se voi avete notato, sognate di più, cioè perlomeno i vostri sogni sono più intensi, sono più ricchi, vi ricordate meglio i sogni, sono anche più simbolici, ecco. Questo perché, forse non ci avete mai fatto caso, ma ogni anno è così. Comincia già dai primi di novembre, però in questo periodo, dall'Avvento, è ancora più intensificato. Perché il velo si assottiglia. Perché si assottiglia? In realtà il mondo dei sogni è sempre il mondo spirituale, ci viviamo anche di giorno, ma possiamo esserne coscienti e consapevoli soltanto durante la notte, perché spegniamo i sensi e quindi chiudiamo tutta e nella nostra intimità riusciamo a sentire bisbigli e le piccole immagini che ci sono dentro di noi. I sogni ci sono sempre. Noi sogniamo continuamente, soltanto che ne siamo coscienti soltanto nella notte, quando tacciamo, quando stiamo zitti e quando smettiamo di essere attivi. Ecco, il mondo spirituale ci parla e nel periodo dell'Avvento, come dicevo, c'è più occasione di fare questo. Cioè questi sogni sono più ricchi, ecco. Ecco, noi dobbiamo fare attenzione perché questo periodo di Natale non è un periodo facile, è un periodo difficilissimo. In queste 4 settimane, cioè parlo della settimana scorsa fino al 24, si presentano all'anima dell'uomo 4 specie di tentazioni. Cioè veniamo tentati perché queste entità, e non solo le entità esterne ma anche fuori, fanno di tutto affinché questo Natale non venga riconosciuto e celebrato, venga cancellato. Chi sono queste forze? Lasciamo perdere gli esterni che li conosciamo già. Sono quattro forze, in realtà sono 3 forze, divise in 4, che ci fanno fronteggiare degli incontri, ecco. E noi possiamo riuscire a tenere testa a queste tentazioni solo se evochiamo la presenza di un rappresentante del mondo spirituale, un angelo appunto.
che avviene tramite l'accensione quotidiana di una candela. Allora, in realtà bisognerebbe prendere quattro candele, adesso vi spiegherò come, e accenderle alla mattina e all'alba e spegnerle quando se ne va la luce, soltanto che per ragioni di sicurezza sarebbe meglio, abbiamo visto che potrebbe essere un problema perché uno esce in casa, se ne va e no, allora bisogna farlo, si consiglia di farlo al tramonto e si spegne la candela quando si va a dormire, è la cosa migliore, ecco. Non è importante quanto, come, è importante l'intenzione, cioè quando noi accendiamo quella candela dobbiamo conservare in noi queste intenzioni che adesso cercherò di dire. Ecco, accendere la candela simbolizza fare risplendere nella nostra tenebra e nella tenebra esterna la luce che irradia nella tenebra. Ecco, queste qualità animiche sono racchiuse anche nei colori. Il blu rappresenta il silenzio e il raccoglimento interiore, la candela blu, silenzio e raccoglimento. Il rosso, la seconda candela, seconda settimana, rappresenta il calore e l'amore che abbiamo nel cuore. Il bianco rappresenta invece la luce che abbiamo nel cuore, che ci illumina, e il viola rappresenta invece la spiritualità sottile, cioè l'amore puro e la pace che abbiamo nel cuore. Adesso vediamo come collocarle. E Steiner dice anche che queste quattro candele hanno a che fare anche con la creazione dei quattro regni della natura. Cioè la prima settimana simbolizza la creazione del mondo minerale, la seconda il mondo vegetale, la terza il mondo animale e la quarta il mondo umano. Adesso non scendo nei particolari perché dovrei parlare di cose che non è il caso di parlare, però si parla di incarnazioni planetarie, ecco, in cui vengono creati i vari regni, ecco. Allora, riepilogo, nella prima settimana avviene una tentazione da parte di colui che noi chiamiamo Ariba nell'antroposofia. Pubblicamente viene chiamato Satana, viene chiamato Mefistofele. E il quale si avvicina al corpo fisico nostro, a questo corpo materiale e agisce attraverso i sensi. Ecco, la candela blu è simbolo della giustizia ed è un aiuto che noi possiamo avere se ci concentriamo sulla forza delle 12 costellazioni. Le 12 costellazioni sono le forze che hanno creato il nostro corpo fisico. Non a caso, a volte si vede l'oroscopo, lo zodiaco collegato con ognuna con una parte. Ricordate, i pesci hanno a che fare con i piedi, poi veniamo su con l'acquario, il capricorno, fino ad arrivare alla gola, che è il toro, all'ariete, che è la testa. Sono come se ogni parte fosse stata creata da queste 12 costellazioni. Ecco, noi dovevamo pensare in questa settimana a questo cielo, a questo firmamento che ci protegge con una grande giustizia universale, che è la legge, diciamo, di giustizia del cosmo, e dalle insidie di questa tentazione che può entrare dentro i nostri sensi. I nostri sensi si possono come distorcere, possiamo avere delle impressioni distorte di quello che entra in noi, ecco. Nella seconda settimana, adesso poi vedremo di farlo ancora meglio, entra invece a rimanere insieme a Lucifero. Nell'antroposofia viene distinto l'essere della tenebra che è Rimane da Lucifero che è l'essere della luce che abbaglia. Ma non, abbaglia, non è un angelo buono Lucifero, è anche lui un demone, ma è un demone che illumina, ci fa come trasalire nell'abbagliare, mentre la tenebra ci fa perdere, Lucifero ci acceca. Quindi sono due demoni che antagonisti, diciamo, all'interno delle insidie umane. Ecco, loro si avvicinano e al nostro corpo vitale e penetrano, lavorano dentro gli organi interni, cioè il sistema, diciamo, vitale che noi abbiamo. Ecco. Qui bisogna accendere, richiamare l'angelo rosso con la candela rossa, che simbolizza l'aiuto delle forze dei sette pianeti, le quali sono collegate ai sette organi. I sette processi vitali hanno un collegamento con i pianeti. E qui vedremo che l'attenzione o la temperanza, sono le qualità che dobbiamo portare in noi. Adesso ne riparleremo. La terza settimana viene invece la tentazione da parte di Lucifero da solo, verso le forze dell'anima, cioè verso il pensare, verso il sentire e verso il nostro volere. Questa candela,
che sarebbe la Bianca, l'angelo bianco, è un aiuto proveniente dalle forze animiche della Luna, il mondo astrale. Potremmo dire che la prima candela è l'aiuto che viene dal mondo divino, le 12 costellazioni. La seconda candela è l'aiuto dei 7 pianeti. La terza candela è la forza della Luna, il mondo astrale, ecco. E qui ci viene a infondere coraggio. Nella quarta settimana, invece, viene la tentazione da parte di altri spiriti che sono ancora, potremmo dire, peggiori di Ahriman e Lucifero, vengono chiamati Asuras. Asuras. Essi si dirigono verso l'io dell'uomo e vogliono annullarlo, vogliono togliergli l'io, vogliono togliergli qualsiasi legge morale, qualsiasi etica si trovi nell'uomo. Qui si accende l'angelo viola, che è un aiuto delle forze del Cristo, il quale risiede dentro la terra e opera dalla terra verso il nostro io. Allora, adesso cerco di fare un'alchimia, perché è ovvio che non vi arrivano subito. L'angelo blu ci avvolge come il cielo avvolge la terra, la settimana scorsa, e dice, ci ha detto, aprite il cuore al Dio che nasce in voi. L'angelo rosso ha in mano una coppa, e questa è l'immaginazione di questa sera, una coppa di vino rosso, e pensa di legare questo vino rosso col sangue umano, e dice, è pronta dentro al vostro sangue la casa pura del Dio nell'uomo? È pronta la casa pura per il Dio nell'uomo? E un angelo bianco, la terza settimana, come se fosse un raggio di sole, porta calore dentro al cuore e ci dice, dov'è ciò che illumina e riscalda il Dio che sta per nascere? Ce l'hai tu? E infine l'angelo malva, l'angelo viola, con una lira, proprio con questo suono, canta, canta forte, canta alla pace. Vediamo un attimo se riesco a essere un po' più particolareggiato, perché è importante, ecco, fare una ritualità. La settimana scorsa l'angelo blu, abbiamo detto, aveva a che fare con i tentatori che si avvicinano al corpo fisico. In realtà cosa fanno di fatto? Infondono la paura della morte, perché noi siamo mortali perché abbiamo un corpo fisico, non perché siamo mortali. Il corpo fisico ci fa credere di essere mortali. Quando noi abbandoneremo, ovviamente più tardi possibile, il corpo fisico, abbandoneremo un vestito, ma la nostra coscienza continuerà perché noi non siamo il nostro corpo. Lo testimonia il fatto che noi, non molti lo sanno, quando noi dormiamo usciamo dal corpo ogni notte. La nostra peregrinazione all'interno del mondo astrale ci fa vedere i sogni, e questa è la testimonianza che possiamo avere una vita fuori dal corpo. Noi possiamo esistere fuori dal corpo. Ecco, e dobbiamo immaginare che questa paura della morte viene come sostenuta dalle forze zodiacali, le 12 forze che sono legate e hanno creato il nostro corpo. Quindi la giustizia che ha in modo perfetto creato il nostro corpo, non ci può abbandonare. Noi abbiamo un perfetto corpo fatto di giustizia dalle costellazioni e quindi non abbiamo nulla da temere, perché questo è il corpo delle costellazioni, non c'è nessuno che può fare qualcosa contro. Possono sbeffeggiarsi, tentare di toglierci il corpo, ma non ci toglieranno l'io, non ci toglieranno l'anima, perché quella è nostra. Entrando nella seconda settimana, e questa è quella in cui siamo iniziati, dobbiamo accendere la candela rossa e evocare l'angelo rossa. Qui abbiamo detto che le forze dell'ostacolo vanno nei confronti del corpo eterico e qui ci istigano a un uso smodato, egoistico di tutti i desideri, a una sperimentazione avidissima di tutti i nostri organi interni. L'egoismo, che non è ancora superato, può essere sentito in noi come una sorta di pianta velenosa che si espande impetuosamente. Ecco. Queste sono le forze avversarie che ci vogliono come mettere un pungiglione ovunque, vogliono che avveleniamo tutto, che con la nostra lingua pungiamo e offendiamo tutto. Qua l'angelo del rosso deve darci la virtù
di parlare con misura, di agire con misura, di essere avveduti, essere attenti, portare attenzione a quello che si dice e si fa ed essere temperanti ogni giorno nel conservarlo. Queste sono le forze dei sette pianeti nel nostro sistema solare che ci sostengono in armonia e dandoci misura. È un equilibrio fra avvedutezza, attenzione e misura. Questo angelo cerca l'amore dentro di noi. Ecco, nella terza settimana d'Avvento, adesso poi leggerò anche le vostre domande un attimo, e queste forze che fanno un terzo attacco si accostano alla parte umana che viene chiamata l'anima o corpo astrale. E nella prima settimana è il corpo fisico, nella seconda settimana è il corpo eterico, che è il corpo, diciamo, che ci dà la salute, e questa, il corpo astrale, invece, è il corpo della sensazione, dei desideri. Ecco, qua possiamo avvertire in noi trasformarsi come di bestie selvagge che ci abitano. Cioè i nostri istinti, le nostre passioni possono realmente diventare bestiali, ecco. E soprattutto in questo periodo possiamo aver paura della morte, possiamo essere capaci di parlare smodatamente, di involgarirci, di dire cose terribili e di essere bramosi fino a diventare degli animali, ecco. Potremmo dire che in questo angelo, che è l'angelo bianco, ci dovrebbe dare la forza legata con la luna, la forza lunare, del coraggio, del valore, della presenza di spirito. E dobbiamo tenere in equilibrio il nostro pensare, sentimento e volontà. Non possiamo essere troppo pensatori o troppo volitivi o troppo sentimentali, dobbiamo cercare di tenere in equilibrio, ecco. Infine, il quarto angelo, che è quello che ci conduce poi nel Natale, la quarta settimana d'Avvento, le forze tentatrici, gli Asura, so detto, si avvicinano alla parte più elevata, il nostro io. Qui Steiner dice, o altri discepoli per lui, si incontra quello che noi chiamiamo il piccolo guardiano della soglia. Che cos'è il piccolo guardiano della soglia? È un'entità che vive in noi, che a tutta prima è l'insieme di tutta la nostra debolezza, di tutte le nostre negatività, di tutte le cose che abbiamo radicato in noi dal punto di vista del subconscio, si potrebbe dire la nostra anima avversio, ciò che nella psicologia viene chiamato subconscio. In occultismo viene chiamato guardiano della soglia ed è la parte più terribile dell'essere umano, che ci può terrificare, ma non perché siamo terribili, ma perché non siamo dei, non siamo all'altezza di può essere. E qui veniamo in contatto con tutte le massime imperfezioni che ci si possono come schierare contro, ci possono come. Questa cosa è un incontro veramente importante, perché se lo si fa, e lo si fa in coscienza, si riesce a superare la soglia e poi a nascere. Quindi, prima dobbiamo smettere di avere paura di morire, secondo dobbiamo cercare di usare il nostro modo di comunicare, di interagire in modo saggio e non in modo volgare, modo rozzo. Poi dobbiamo cercare di avere un controllo sui nostri istinti e sui nostri egoismi e infine dobbiamo avere il coraggio di sopportare le nostre debolezze, di accorgerci delle nostre debolezze, perché ce le abbiamo tutti. Tutti siamo un po' invidiosi, gelosi, abbiamo orgogli, abbiamo egoismi, tutti in qualche misura abbiamo qualcosa che ci può attaccare e in questo periodo ci attacca. Tutte queste forze ci attaccano, mai come in questo periodo siamo a rischio. Non è un caso che a Natale arriviamo pieni di tensione, spesso anche amareggiati e anche arrabbiati, perché abbiamo dovuto sorpassare queste soglie, ecco. Ecco, questi quattro angeli, diciamo, ci dovrebbero sostenere, ecco. Scusate, non l'ho detto, questa candela dovrebbe essere quella, la candela viola, che ci dà la saggezza. Ecco, la saggezza è la capacità di avere la potenza, avere i poteri, ma di non avere bisogno di adoperarli. Infatti, la differenza fra un uomo e un Dio è che un uomo non ha dei grandi poteri, se non quelli apparenti, e invece il Dio, può tutto, ma non usa i poteri. Ecco, la saggezza vuol dire io non uso il potere che ho, né per fare del male, ma lo uso soltanto per progredire e per creare progresso, ecco. Ecco, io vado a vedere adesso se c'è qualche
la relazione io l'avrei conclusa, nel senso che era quello che volevo dirgli. Ho cercato di stare in un'oretta. Vediamo se c'è qualche domanda adesso che volentieri possiamo occuparci di noi, ecco. Dunque vediamo, io adesso dunque. Allora, qui Mara dice: cosa ne pensi del fatto che ci vogliono dividere proprio Natale? Sono le forze dell'ostacolo che vogliono farci allontanare da Cristo? Sicuramente non pensate che coloro che ci comandano siano Lucifero e Arimane, sono soltanto delle pedine, vengono ispirati da queste forze. Non dobbiamo mai giudicare l'uomo, ma dobbiamo vedere l'errore che abita nell'uomo. E questi individui sono fortemente abitati. Ovviamente devono fare in modo di togliere di mezzo tutto ciò che crea fraternità, perché è quello che crea problemi a Lucifero e a Rimane. Le forze dell'ostacolo non possono fare niente contro l'amore, non possono fare niente contro la fraternità, l'unione. E quindi per forza, siccome il Natale è simbolo di questa ricerca dell'unione e della fraternità, è ovvio che si fa di tutto per toglierlo, per abolirlo anche. Se potessero abolirlo, lo abolirebbero anche. Ecco. Paolo dice: per dare un contatto con l'angelo va bene la preghiera tradizionale, l'angelo di Dio. No, allora qui non, ripeto, non stiamo parlando dell'angelo custode, qui stiamo parlando di, in realtà non sono proprio angeli, sono arcangeli, sono entità, sono quattro arcangeli che vengono e quindi bisogna pregare questi angeli, ecco. Io nel post su Facebook ho mandato qualche input che poteva riferirsi a questi quattro elementi, cioè questi quattro angeli sono angeli, ripeto, che hanno delle invocazioni. Il primo angelo è l'arcangelo che dice: aprite il cuore a Dio che nasce in voi. Il secondo, il rosso, dice: è pronta la casa per il Dio nell'uomo. L'angelo bianco dice: dov'è ciò che illumina e riscalda il Dio che nasce? E il quarto canta forte alla pace. E non sono angeli, sono entità più alte, sono coloro che noi troviamo poi ad annunciare, come sono quelli che ha visto quella bambina in quella fiaba. Ecco, andiamo a vedere. Dunque, Daniela dice: la paura e il suo superamento si può associare all'ultima settimana? Sì, certo, perché è proprio legato allo sviluppo del coraggio. Nel momento, pensate, ci può far paura la morte, ci può far paura il contatto con gli altri, ci può far paura la passione, però non c'è niente di più pauroso che incontrare noi stessi. E qui, un giorno forse lo capiremo, ma non c'è niente di peggiore che incontrare se stessi, conoscere la realtà del proprio essere. Ecco, vediamo un po'. Allora, qui Amara dice che ha avuto un sogno, che adesso non voglio stare. Le manifestazioni che noi abbiamo nei sogni sono difficilmente interpretabili perché sono impersonali, non c'è un fatto oggettivo, cioè ognuno proietta nel mondo astrale le qualità che ha e riveste in qualche modo ciò che gli viene incontro. Quindi è difficile dare una risposta, bisognerebbe proprio dedicarsi a quella persona in particolare, perché casomai si dà una risposta e si generalizza e poi altre persone pensano che sia quello. Invece è qualcosa che bisogna personalizzare, non si può mai generalizzare. Quindi quando noi sogniamo qualcosa nei sogni, cerchiamo sempre di immaginare che quel qualcosa ci appartiene. Non è una premonizione, non è un futuro, non è una catastrofe, no, c'è qualcosa di noi che ci sta parlando, nella maggior parte dei casi, ecco. Giuseppe dice: il 21 dicembre ci sarà qualche evento importante? Sì, il 21 dicembre si volta pagina, cioè i pianeti come Saturno e Giove smettono di essere nella costellazione e vanno in acquario. Quindi l'entità di Giove e di Saturno, che erano a governo del destino del mondo, devono voltare pagina, quindi accadrà qualcosa per forza. E entrando nell'acquario, sono portatrici di sicuramente scoperte scientifiche, quindi vi lascio pensare cosa possa finalmente fare la scienza, perché noi non ci pensiamo, ma sti medici possono trovare un rimedio solo se glielo dà il mondo spirituale.
Cioè, non è che questi qua fanno i rimedi nei laboratori, no, quando arriva un'intuizione, arriva perché è il momento di averla. Quando si ha un vaccino, si ha un vaccino perché lo dà il mondo spirituale. E se io so che qui scatenerò un caos perché ci sono un sacco di persone che pensano che i vaccini non sono da fare, ma certo, è ovvio che c'è anche il pericolo di vaccinarsi. Sapete che Steiner, quando gli vennero poste delle domande riguardo ai vaccini, gli chiedono: ma come facciamo? Ci dobbiamo vaccinare o no? E lui disse: ma non c'è problema, se voi siete antroposofi e credete nel mondo spirituale, il vaccino non vi fa male. Fa male a coloro che non credono in niente, perché li materializza ancora di più e li rende ancora più impotenti nel poter illuminare se stessi. Quindi speriamo veramente che la scienza compi qualcosa che ci possa fare, non dico il vaccino, ma anche una cura. E in ogni caso, se ci sarà la cura, qualcosa accadrà perché si deve voltare pagina. E queste entità non scherzano. Io posso anche dire che la pagina si poteva voltare anche prima, perché quell'avvenimento che è stato fatto a Roma in un certo periodo dell'anno, quell'irraggiamento diciamo, del Santissimo Sacramento, ripeto, io non sono laico, non sono ateo, non sono laico, ma non sono neanche cattolico, quindi non è che tengo per il Papa. Però quando si fa un rito, quando si utilizzano delle forze magiche, come avviene nel caso dell'esposizione da parte del Papa del Santissimo Sacramento, si irradia una forza che ne beneficia tutto il paese, tutto lo stato in cui si è. Uno si potrebbe chiedere: ma perché proprio in Italia c'è stata questa apertura, questa sanificazione dell'Italia per 3 mesi? Poi è tornata. Io non vi voglio rispondere, perché voi la sapete già la risposta. Perché la pagina poteva essere voltata, però probabilmente non era il momento giusto, ecco. Dunque, vediamo un attimo. Allora, Cinzia dice che effettivamente si sogna di più, che ci sono situazioni non più. Sì, certo, si sognano. L'elemento drammatico c'è sempre nel sogno, ma in questo periodo ancora di più, nel senso che si mischiano tutte le insidie che ci vengono incontro dal punto di vista psicologico e ci vorrebbero essere a monito, e ancora di più, cioè veniamo tentati, diciamo, e quindi è normale che questo accada. Dunque, vediamo ancora. A me dissero che accendere le candele è pericoloso perché eccita gli spiriti bassi, richiama ancora di più. C'è qualcosa di vero? Ma io non lo so, cioè, dipende sempre dalle intenzioni. Se si accende una candela e si cerca di spegnerla non soffiando ma usando le dita bagnate, non succede nulla. Cioè, le candele sono sempre accese per fare i rituali e anzi è simbolo di accensione del fuoco. E quindi nel fuoco, il fuoco fa luce, ecco. Non penso che una candela possa fare qualcosa di negativo se dietro non vi è un'intenzione maligna, ecco. Steiner parla anche degli angeli custodi, dice Rossana, ma certo, e ognuno di noi ha un custode che lo accompagna di vita in vita ed è custode del destino dell'uomo. Noi abbiamo un destino che è nelle mani del nostro angelo. Il nostro angelo tiene questo libro, che è il libro del nostro destino, e ci aiuta a percorrerlo, ci dà delle indicazioni, per questo ci custodisce, custodisce il nostro cammino sulla vita. E Gero dice: buonasera, qual è secondo lei il miglior modo per interpretare i sogni? Dio mio, allora, i sogni sono una manifestazione di una realtà spirituale, ma non sono una chiaroveggenza. Quando noi siamo uomini che viviamo sulla terra, non siamo in grado di vedere il mondo spirituale come accade invece a un disincarnato, a un defunto. Perché? Perché quando noi siamo uomini, la nostra anima esce di notte fuori dal corpo perché deve ricostruire ciò che è andato distrutto. Noi siamo stanchi, dobbiamo essere come ricostituiti dal corpo astrale. Ecco, questo lavoro impedisce di usare il corpo astrale come organo di percezione. Quindi non vediamo nel mondo spirituale, vediamo quello che c'è dentro al corpo e dentro al corpo eterico. Quindi emergono tutti i ricordi, tutte le cose inespresse, tutte le passioni, tutte le cose che sono irrisolte, che sono dentro al corpo. E
Il nostro panorama notturno, non a caso Freud o Jung analizzavano i sogni proprio per capire cosa c'era dentro, i nodi, emergono queste problematiche, ecco. Non dico che non si incontrano angeli, non si incontrano anziani o vicende spirituali, ci sono, ma nella maggior parte dei casi, nell'80% dei casi, noi assistiamo a proiezioni di qualcosa che fa parte di noi. Viene oggettivato, tutto quello che noi vediamo deve essere reinterpretato in chiave psicologica, ecco, o psichica, ecco. Vicky dice, può ripetere cosa dice il terzo e il quarto angelo? Adesso io lo pubblicherò, comunque lo dico. Il terzo angelo dice, dov'è ciò che illumina e riscalda il Dio che nasce? E il quarto angelo dice, canta forte alla pace. E dunque, qui niente, quindi. E qui Lucio dice: buonasera, riguardo alla conoscenza, oddio, mi è saltata, del proprio essere, può dirci qualcosa in più? La conoscenza del proprio essere, io adesso l'ho portata con un'accezione negativa, quella del guardiano della soglia, però sicuramente è spaventosa, è qualcosa che ci terrorizza incontrare noi stessi, ma è anche buon segno. Perché se incontriamo il guardiano della soglia, significa che siamo pronti per svegliarci. Perché il guardiano compare soltanto quando noi siamo pronti. E se abbiamo il coraggio di sopportare la grazia di ciò che ci viene incontro, allora lui viene. Quindi per conoscere noi stessi, dobbiamo prima fare un lavoro iniziatico. Di analisi, non di analisi soltanto dal punto di vista psicologico, senza nulla togliere, perché coloro che fanno gli psicanalisti e psicologi fanno un grande lavoro, perché in realtà fanno quello che dovrebbe fare l'essere umano con il guardiano della soglia. Lo psicologo ti porta davanti alla soglia e ti dice questo sei tu, e questo è un buon modo, però questo si può fare anche da noi. Le persone che non hanno forza interiore è giusto che vadano a farsi aiutare, ma chi ha forza interiore lo può fare da se stesso. Ecco, molti fanno riferimento a Steiner, ma sono contro tutto e tutti, non riesco a rispecchiarmi. Sì, certo, Daniela, conosco anche io gli antroposofi ed non è facile mettersi in rapporto con gli antroposofi. Nel mio caso, la maggior parte degli antroposofi che ci sono su web mi hanno bloccato perché non familiarizzano con me. Quindi capisco cosa vuol dire. C'era anche uno che diceva: amo tanto l'antroposofia, ma non sopporto gli antroposofi. Siamo in cammino, cioè, nel senso che un conto è essere micheliani, essere discepoli della scienza dello spirito, un conto è essere dei lettori, essere dei praticanti del controllo del pensiero, del sentimento, ecco. Ci sono tanti gradi, ecco. E coloro che sono più vicini a Steiner si distinguono dal fatto che sono moderati, che non hanno bisogno di litigare con tutti, che non devono inventarsi o andare a trovare le tragedie. Stanno calmi, stanno in pace perché sanno che tutto va come deve andare. Se qualcuno è allarmato, se qualcuno urla, vuol dire che non ha ragione. Io lo dico sempre, chi urla non ha mai ragione. Questa è una mia interpretazione. Dunque, l'angelo solare, non capisco questa domanda, Lucia, l'angelo solare è l'anima, ha una domanda. No, allora, l'angelo è una domanda posta in un modo particolare. L'angelo solare, il Cristo è un'entità solare, io prima ho parlato del sole, è ovvio che non ci sono le basi conoscitive per fare conto a questa domanda. Un conto è il nostro angelo, che è parte di noi stessi, e un conto è l'entità del Cristo, che invece è proprio, potremmo dire, un'entità legata al Sole, ecco. Ci saranno altre occasioni per essere un po' più chiari, purtroppo non ci sono gli elementi per poter rispondere. Francesca dice, ma le persone che in questo momento sono ispirate dal male, che sono usate come pedine, ne sono consapevoli? No, non c'è nessuno che è consapevole. Nessun malvagio crede di essere malvagio. Nessuno, ma neanche il peggior terribile uccisore, ecco, dovremmo chiederlo a coloro che sono stati veramente cattivi. No, perché hanno la loro morale, cioè ognuno ha il suo modo di rappresentarsi, ma non sono coscienti, anzi, forse credono di fare del bene.
dal loro punto di vista credono di fare del bene. In realtà ognuno di noi pensa questo, tutti noi pensiamo di essere del bene e gli altri invece sono del male. È una prospettiva che appartiene a tutti. Ovviamente chi sta al potere dovrebbe essere un individuo un po' più elevato degli altri, un aristocratico del pensiero o del sentimento e soprattutto un umanista. Ecco, questa è una cosa rarissima, che oggi ci siano degli umanisti che facciano i politici, perché una volta umanesimo e politica erano la stessa cosa, ecco. Dunque, Carmelita dice: il nostro angelo è un'entità staccata da noi. Ecco, io vorrei, se è possibile, che mi facciate delle domande però sul Natale, non sugli angeli, perché questo non è un incontro legato agli angeli personali, anche se è vero che parliamo degli angeli dell'Avvento, quindi della passo. Ma no, però è facile prendere delle strade che ci portano casomai in un altro pianeta, ecco. Comunque, il nostro angelo è un'entità staccata da noi o una parte di noi stessi che dalla nascita o si stacca per guidarci? No, il nostro angelo ci segue, non è proprio una nostra parte costitutiva, ma è legato ai nostri elementi costitutivi ed esiste dai tempi dell'epoca lemurica, potremmo dire 30.000 anni fa, e continuerà a esserci fino a che noi ci incarneremo. Si libererà da noi quando noi ci faremo un salto, smetteremo di essere umani e diventeremo noi stessi angeli. Allora in quel momento l'angelo diventerà un arcangelo e noi non avremo più bisogno di farci guidare perché saremo capaci di guidare noi stessi. E questo dice: buonasera, ci può suggerire un testo da leggere? E dunque, sono tanti, Marina, i testi da leggere in questo periodo. Di Rudolf Steiner ci sono i testi fondamentali che sono La scienza occulta, Teosofia, L'iniziazione e Filosofia della libertà. E non per ultimo anche la sua biografia che si chiama La mia vita. Questi sono testi, diciamo, fondamentali, ecco. In questo periodo possiamo leggere meglio il Vangelo di Matteo o il Vangelo di Luca di Steiner, perché sono il periodo dell'Avvento. Il Giovanni è meglio leggerlo nel periodo pasquale, ecco. Chi non ricorda i sogni in realtà non si sveglia nel momento in cui sta sognando. Se uno volesse potrebbe puntare la sveglia in un certo momento e vedrai che se ti svegli in quel momento ti ricordi il sogno. Probabilmente sono molto separati i momenti in cui c'è il risveglio e quindi è per quello che non ci si ricorda, ma tutti sogniamo. Eleonora dice: ma il quaderno della soglia rappresenta lo specchio dei nostri lati più profondi dell'inconscio? Sì, in realtà è proprio potremmo dire, il nostro inconscio, è ciò che lavora dentro di noi, nel male e nel bene. Quando vi è una suggestione, quella suggestione ci produce un'alterazione all'interno e questa alterazione diventa una debolezza. Da notare che questo guardiano lo si può sia usare per corrompersi e quindi riempirsi di debolezza, ma lo si può usare anche per riempirsi di fortezza, perché la suggestione, se funziona, va bene anche se ci suggestioniamo in modo positivo, cioè non dobbiamo soltanto usarla per farci paura e per rincretinirci, possiamo usare la suggestione anche per stabilire che siamo forti e che abbiamo valore, che abbiamo un valore. Non cambia per lui, non è che lui è cattivo e ci fa, siamo noi che tendiamo sempre a rendere tragedico tutte le cose, quindi inseriamo in noi sempre più elementi di tragedia, accumulandosi diventano debolezze. Se noi fossimo in grado invece di, non dico di vantarci, ma di dire io sono forte, io ho questa, io riconosco questa qualità, ci fortificheremmo anziché indebolirci. Dunque, cosa ci consiglio di fare in questa settimana? Ecco, io vi consiglio di accendere le candele e nella sequenza conservare durante la settimana questi sentimenti che ho indicato. Sono i sentimenti, uno legato al corpo fisico, uno legato al corpo eterico, al corpo astrale, all'io. Il corpo fisico, l'abbiamo già passato, era la paura della morte. Il corpo eterico è potremmo dire, il pericolo che tutte le nostre brame diventino dei serpenti, e
Invece il terzo, c'è il pericolo che la nostra anima, il corpo astrale, diventi un grande egoismo, un grande bisogno di approfittare dell'altro. E il quarto, c'è il rischio di mettere la testa sotto la sabbia per paura di incontrare noi stessi. Ecco, Giuseppe dice che ci sono infatti dei testi di Steiner su Focus, sulla sezione file trovate dei testi di Steiner. Ecco, io comunque personalmente gestisco un blog che si chiama unicornos.com, unicornos con la s.com, dove c'è tanto materiale, articoli appunto sull'antroposofia, se volete un attimo andare a sperimentare, ecco. Hans Kung, mi spiace, non lo conosco, purtroppo ci sono anche delle cose che non conosco, non sono proprio, non so tutto. Bene, io non vedo altre domande, penso che siamo verso la conclusione. Vorrei leggervi a questo punto qualcosa di breve, di Steiner, giusto per lasciarvi con qualcosa nell'anima, ecco, è qualcosa, e ecco. Ed è un mantra di Natale, dice: contempla il sole nell'ora di mezzanotte, con le pietre costruisci nel suolo privo di vita. Così trova nel tramonto e nelle tenebre della morte la creazione di un nuovo inizio, la giovane forza del mattino. Lascia che le altezze manifestino la parola eterna degli dèi, che le profondità custodiscono il quieto tesoro. Vivendo nell'oscurità crea un sole. Operando nella materia riconosci la gioia dello spirito. Ecco, adesso io queste parole è mantra di Natale che Steiner ha dato ai suoi tempi e io ve lo metto nella chat. Se non ci sono altre domande io chiuderei perché sono già le 23 e niente, grazie anche Anna, vedo che sei lì. Ciao Anna, noi ci vediamo, ci siamo sentiti oggi, ma ci vedremo virtualmente. Un giorno forse ci incontreremo, anche se abitiamo lontano, che io sono di Bologna. E invece, Anna, tu sei di Torino, no? Io vi ringrazio, metterò nella chat questo mantra e io vi do appuntamento a domenica prossima, in cui ci occuperemo invece di qualcosa di molto particolare, di qualcosa di inedito. Perché parleremo non di un bambino Gesù, ma di due bambini Gesù, che l'antroposofia prende in esame i Vangeli e parla della nascita del bambino Gesù da due punti di vista, ma non due opinioni, due bambini diversi. E quindi faremo un incontro speciale, ecco, con questo bambino di Nazareth e questo bambino di Betlemme, perché uno nasce a Betlemme e un altro invece nasce a Nazareth, quindi vedremo la differenza, ecco. Io vi ringrazio, siete stati tanti, spero che non ci siano state interruzioni e mi raccomando, segnatevi anche il 23 perché con Anna ci incontreremo nel salotto e daremo indicazioni per il significato dell'Epifania, cioè di tutto quello che accade da 24 fino al 6 di gennaio nei nostri sogni. Ecco, in quel caso i nostri sogni saranno chiaroveggenza, ci verrà dato in anticipo ogni notte un assaggio di qualcosa che accadrà l'anno 21, ecco, quindi tutti potremo anche come diventare veggenti in quel periodo, ecco. Buonanotte a tutti, grazie a tutti, è stato un piacere stare con voi e grazie anche a chi non mi ha conosciuto e che ha avuto tanta pazienza e attenzione. Un caro saluto, buonanotte a tutti, ciao.